Sono oltre 1.100 le tonnellate di oli usati raccolti lo scorso anno nella provincia di Pesaro e Urbino, un dato in forte crescita reso noto nell'ambito di Circoliamo, una campagna educativa itinerante che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei lubrificanti di motori. I ragazzi delle scuole medie hanno avuto la possibilità di visitare il villaggio allestito per l'occasione in Piazza del Popolo a Pesaro e provare giochi interattivi finalizzati all'educazione ambientale. Il privato cittadino può andare nel CDR, consegnare il proprio olio motore che proviene dal fai da te, cioè dal cambio della propria autovettura, consegnando il codice fiscale o un documento di identità. L'unica cosa che adesso dobbiamo, il passaggio successivo, è quello di ufficializzare Pesaro attraverso la convenzione con il consorzio obbligatorio degli oli usati, quindi ci sarà anche un modus operandi tale per cui è tutto più rintracciabile e sappiamo che quell'olio che viene effettivamente portato nei CDR poi viene recuperato e rimesso, una volta che viene rigenerato, rimesso sul mercato. La raccolta negli ultimi 30 anni ha portato ad un risparmio di 3 milioni di euro sulle importazioni di petrolio. Telefonando al numero verde del consorzio o collegandosi al sito co.it sarà possibile avere informazioni su come smaltire correttamente il proprio olio usato e il recapito del raccoglitore più vicino. Pensate che bastano 4 kg di olio motore che, se versati in un ambiente acquatico, vanno a estendersi come in una superficie grande come un campo di calcio. Tutto ciò che è al di sotto muore per asfissia, mentre i pesci, ingerendo i metalli pesanti, ce li ritroveremo nella nostra catena alimentare. Perché fare questo? Ci sono le leggi, sfruttiamole, e la raccolta è gratuita, il cittadino non paga nulla e neanche la comunità, in questo caso il comune, non ha nessun onere a suo carico, ma soltanto dei benefici.